sei ancora qui significa che le cose vanno bene, perché sei qui per parlare, visto che sei stato protagonista. Come ti senti? Come sta andando il lavoro rispetto alla settimana fa? Stiamo lavorando duro e bene. È una preparazione tosta, ci stiamo allenando bene per cercare di, ecco, di mettere in cascina più volume possibile, cercare di lavorare al meglio, ecco. Stiamo facendo, insomma, penso un ottimo lavoro di preparazione. Adesso sono cominciate anche le amichevoli e cerchiamo di conoscerci sempre meglio tra giocatori, ecco. Si cerca di forgiare un gruppo importante, uno spogliatoio, un bello spogliatoio, insomma, dove ci si conosce bene, dove si cerca di stare di conoscere il prima possibile, ecco, e sviluppare poi le partite cercando di conoscerci già nelle amichevoli con un'impronta, insomma, allenandoci bene, ecco. Allenandovi bene, facendo mettere volume in cascina, cominciate ad essere un pochino stanchi, però. Ma sicuramente la stanchezza si fa sentire, ma il periodo, insomma, è quello giusto poi per essere stanchi, insomma, è giusto che sia così, dobbiamo esserlo, altrimenti vorrebbe dire che stiamo lavorando poco. Sono di sopra, alza la stampa. Daniele, tanto lavoro, tanta fatica, però poi in campo te corri come inarrivabile. Neanche i difensori laterali non riuscivano a beccarti da tutte le parti a scappare via. Dove la trovi sto sprint? No, dai, è che comunque magari anche il mio fisico che mi permette di stare un pochino meglio, un pochino più brillante degli altri, perché la statura magari mi permette di esserlo, ecco. Però come diceva Alex, stiamo lavorando bene e sodo, quindi stiamo procedendo al meglio, ecco. Domenica sera contro la Ternana hai giocato in un ruolo un pochino diverso da quello in cui giocavi in campionato, diciamo esterno di centrocampo, ma che poi va in attacco, poi torna indietro, cioè un po' un lavoro molto intelligente ma anche molto dispendioso. Sta cambiando qualcosina tatticamente? Sono prove evidenti, ci mancherebbe altro. Ma sì, infatti sono prove, ecco. Il mister ha provato un modulo un po' diverso che poi alla fine è anche molto simile a come giocavamo l'anno scorso, però comunque sia io mi adatto benissimo sia al 4-3-3 che al 4-4-2, ecco, non c'è molta differenza. Senti Dani, è possibile che in fase d'attacco diventa un 4-2-4, nel senso che te vai come una scheggia, partendo da più dietro e avendo più campo davanti per te può essere meglio? Chiedo, ma ti dico, io ti ripeto, non cambia molto a livello tattico, però sì, magari partendo da più dietro più campo avanti, ma è anche vero che tornare dietro, fare il raddoppio al terzino, diagonali, magari così è anche più dispendioso, però per la causa si fa tutto. E poi non è che dici non arrivo lucido in zona gol, perché no, ecco, sto cercando di migliorarmi sotto porta, allenamento dopo allenamento, perché credo che comunque sia è molto importante arrivare lì ed essere più preciso magari dell'anno passato, è il mio obiettivo. Dovendo marcare uno come Ferretti, da che parte lo prendi? L'orecchio. Sicuramente Daniele è un giocatore. Questo mi piace. È un giocatore molto veloce, dinamico, è un giocatore anche imprevedibile, perché poi è bravo sia sui piccoli spazi, sul breve, ma anche sull'attaccare la profondità, quindi è un giocatore sicuramente da tenere d'occhio in ogni frangente della partita, ecco. Cercare di superare uno come Maria.
altro centrale. Così Rinaldi è contento. No, vabbè, Alex è un giocatore, secondo me, importante, molto, molto forte, tignoso, quindi cercherei di evitarlo se dovessi giocarci contro. Andrei dall'altra parte.